Matteo, io vorrei un attimo parlare sul discorso, entrare sul discorso in merito delle boilers di Solar, perché io so che Solar è molto fedele, sì, anche perché Solar è molto fedele alla tradizione e negli anni non ha mai introdotto un quantitativo di esche sempre maggiore, sempre nuovo. Quindi vuol dire che sta adottando una filosofia completamente diversa. Sì, è verissimo, quello che dici è assolutamente vero ed è assolutamente la filosofia di Solar, di Martin e di tutto il team Solar per quanto riguarda, diciamo, il discorso esche. È chiaro che siamo abbastanza abituati nel panorama del car fishing attuale a vedere che le aziende tendono a cambiare le esche molto velocemente, di anno per anno, sempre delle grandi novità, eccetera. È chiaro che questa è un'esigenza che noi riconosciamo e che conosciamo dal punto di vista marketing, no? È un'esigenza però che spesso, perdonami il gioco di parole, serve quasi più a pescare il pescatore che non le carpe, no? Nel senso che comunque è chiaro che tutte le volte che un'azienda produce e propone qualcosa sul mercato, a quel punto c'è comunque una campagna marketing, c'è pubblicità, ci sono foto, ci sono tutte cose importanti che servono per spingere il marchio e il prodotto. Per quanto ci riguarda invece, diciamo, la filosofia è un po' diversa. È un po' diversa per il semplice fatto che, allora, faccio marketing un pochino anch'io, no? E ti dico che noi abbiamo provato a migliorare le nostre esche, non ci siamo riusciti e quindi abbiamo pensato che era meglio continuare a proporle. Adesso, scherzi a parte o slogan a parte, il concetto è abbastanza questo, nel senso che la maggior parte delle nostre esche hanno formulazioni che hanno più di 20 anni. Addirittura ti racconto un altro, visto che abbiamo parlato anche di chicche, ti racconto anche un po' di cose. Quando sono state formulate, soprattutto le primissime boilers, sto parlando per esempio di Quench, Top Banana, eccetera, venivano formulate e testate nei laghi culto dell'Inghilterra, certo. Sto parlando di Redmond Pool, sto parlando del lago di Savai, eccetera. E non è un caso che il nostro beer food, che è alla base, per esempio, delle Top Banana, si chiami Savai Seed, no? Perché viene proprio da quella esperienza. E quindi la nostra scelta è quella di proporre delle esche che dal punto di vista nutrizionale siano quello di cui le carpe hanno bisogno, che abbiano delle differenziazioni a livello di composizione, di aroma, di mix di base, eccetera, ma che continuino a prendere carpe in maniera continuativa. Le nostre esche catturano carpe da 20-25 anni senza mai avere in realtà dei cali. Quindi a quel punto la nostra idea è stata quella di dire: ho in mano delle esche valide, delle esche che sono super testate, non ho nessuna necessità di proporre delle cose nuove. Poi questo non vuol dire che non ci saranno dei cambiamenti, eccetera, ci saranno, eccetera. Per esempio, una cosa ti dico: da quando sono diventato responsabile di Solar, ovviamente gli appassionati mi fanno tante domande, e fra questi appassionati ci sono anche appassionati che hanno tanta esperienza sulle spalle, no? E che mi chiedono: ma come mai non proponete più questo, ma come mai non proponete più quest'altro, eccetera, riferendosi a boilers che hanno comunque sono state presenti nel nostro catalogo negli anni passati. In particolar modo ci sono tre cose che vengono chieste, che sono le Squid Octopus, le Tangerine e le Bun Spice. Queste sono, diciamo, le tre cose che vengono richieste con più. E allora mi sono anche confrontato direttamente con Martin proprio su queste cose qua, anche perché è chiaro che anche per me è utile conoscere come l'azienda si propone sul mercato, come si propone ai pescatori, eccetera. E gli ho chiesto: come mai queste tre, che sono quelle che mi chiedono di più, non vengono più prodotte? E lui mi ha risposto in maniera molto, molto serena. A parte il fatto, dice, che è chiaro che ogni nazione ha le sue esche. Quindi tu magari mi chiedi di più le Squid Octopus, da un'altra parte mi chiedono di più le Club Mix, eccetera. Però, dice, ci sono delle scelte proprio tecniche. Lui mi dice: le Squid Octopus, per quanto riguarda la formulazione, sono molto molto vicine al Club Mix. Peraltro il Club Mix ha una buona percentuale di farina di calamaro al suo interno, quindi comunque non abbiamo necessità di andare a cercare chissà che cosa. E lui dice: io non volevo avere all'interno della mia linea due esche
che percorrevano sostanzialmente la stessa strada. Dovevo sceglierne una, ho scelto quella che a livello europeo mi stava dando più risultati, e quindi ho scelto il Club Mix. Per quanto riguarda per esempio le Tangerine di cui ti parlavo prima, le Tangerine non vengono più prodotte, questa è una motivazione tecnica per esempio, perché non siamo più in grado di trovare l'attrattore Tangerine e quindi farle diverse da come erano non avrebbe avuto senso. Non avrebbe avuto senso e quindi le abbiamo eliminate. Ultimo discorso è il Bun Spice. Il Bun Spice potrebbe essere ancora prodotto perché noi abbiamo tutto in casa per poterlo fare, semplicemente è stata una scelta, abbiamo pensato che avere 5 linee, 5 boilers all'interno delle nostre linee fossero più che sufficienti. E, come dicevo prima, non nego che tra un anno qualcosa possa cambiare, però la nostra filosofia è quella. La nostra filosofia è un numero limitato di esche che però ci diano una grande sicurezza e che diano grande sicurezza ai nostri pescatori. Questo è quello che vogliamo. E io ho notato che The Original. È un passo importantissimo The Original. Allora, The Original significa ed è proprio l'espressione massima di quello che ti ho, che ho detto adesso. Ritorno alle origini. Esatto. Fatte nella stessa maniera che le faceva Martin più di 20 anni fa. Assolutamente sì. È chiaro che in 32 anni di storia si possono fare tanti cambiamenti. Certo. Questi cambiamenti qualche volta sono scelte, qualche volta sono imposti, qualche volta... E devo dire che sul lato esche ci sono stati dei cambiamenti, anche al punto che bisogna essere anche abbastanza sinceri, in determinati periodi anche le rese delle nostre boilers sembravano essere un po' diminuite, no? E appena noi ci siamo resi conto di questa cosa abbiamo comunque fermato le palline e abbiamo detto no, fermi tutti, cioè le nostre palline devono essere palline catturanti e devono catturare come hanno sempre fatto. Perché questa è la filosofia di Solar, no? Assolutamente, assolutamente sì. E il modo più semplice che abbiamo trovato per farlo è stato fare 10 passi indietro e quindi tornare assolutamente alle origini e riprodurle esattamente come erano 25 anni fa, sia in termini di ingredienti che di lavorazioni che di tutto. E abbiamo proprio cercato anche dal punto di vista marketing di farlo capire cambiando tutti i confezionamenti, quindi tutti i confezionamenti come quelli che abbiamo qua, quindi tutti quelli gialli con la scritta The Original, hanno al loro interno le vere boilers original di 30 anni fa. E queste boilers, come tutta la gamma Solar, la potete trovare qui a Carfishing Online oppure www.carfishingonline.net, sezione esche boilers marchio Solar.